Io ho preparato questo per dirvi, ma sono 5 pagine. Un po' noioso. Francesco guarda l'aula Paolo VI, straripante di bambini e ragazzi, e decide che deve trattarli da amici. Il gesuita, diventato pontefice, non ha smesso un attimo di sorridere e di divertirsi dal suo ingresso tra cori da stadio. I più piccoli gli hanno detto che con il mestiere da papa se la sta cavando bene, che si deve riguardare perché in 2 mesi e mezzo di pontificato è diventato più magro. Così decide di mettere da parte il testo preparato e sintetizzare quanto voleva dire a chi come lui è cresciuto nel carisma di Ignazio. Educare per i gesuiti, spiega, implica magnanimità, un cuore grande senza paura, attento a quello che dice Gesù, ma anche bilanciare i passi tra sicurezza e azzardo, perché nell'educazione il rischio è necessario. Poi si mette in gioco e risponde a chi, incerto tra il lei e il tu, gli pone domande semplici e profonde. Così a chi gli chiede come affrontare i dubbi dell'adolescenza, spiega che camminare è un'arte. Nell'arte di camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di non rimanere caduti. Alzarsi presto, subito. Senza filtri, i ragazzi lo interpellano su tutto, per esempio se ancora vede i suoi amici d'infanzia. Io sono papa da 2 mesi e mezzo. I miei amici sono a 14 ore di aereo di qua, no? Sono lontani, lontani. Ma voglio dirti una cosa, sono venuti 3 di quelli a trovarmi e a salutarmi, e li vedo, e mi scrivono, e li voglio tanto bene. Non si può vivere senza amici. O se voleva fare il papa. Una persona che vuole, che ha voglia di fare il papa, non si voglia a se stesso, A chi gli chiede di spiegare la scelta di vivere a Santa Marta, spiega che non nasce dal rifiuto della ricchezza, ma dalla necessità di vivere tra la gente. Ma questa domanda me l'ha fatto un professore. Ma perché lei non va a abitare là? Io ho risposto, ma mi senta professore, per motivi psichiatrici. Tra le battute anche grandi verità, la povertà è uno scandalo, ammonisce, un grido a cui bisogna rispondere tutti, assomigliando un po' di più a Gesù. La crisi che vive l'Italia e il mondo è soprattutto una crisi umana. Non lasciatevi rubare la speranza, grida ai ragazzi e parla senza mezze misure dell'impegno in politica. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo.